Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continueremo a stare sulle sfide ferie. In questo episodio vedete come ci troviamo. Oggi è una giornata speciale perché oggi è la festa della polizia. Oggi infatti ci saranno delle feste, delle cose che controlla, della gente, che tutti i poliziotti nello stesso punto. Quindi saremo tutti insieme. Quindi vedete, abbiamo giusto un cartello delle ciambelle là dietro, proprio una cosa, cioè proprio a fare neanche a fare la posta. Ma in ogni caso ragazzi, allora adesso io direi che saliamo sulla nostra auto e possiamo andare. Vediamo, facciamo salire naturalmente il nostro compagno, che come vi ricordate ogni volta dobbiamo fare. Abbiamo appena ricevuto una chiamata ragazzi per un veicolo rubato. Iniziamo rispondendo a qualche chiamata e dopo, non vi preoccupate, andiamo alla festa naturalmente, che nessuno ce la toglie. La festa nessuno ce la toglie, perché oggi è la nostra giornata ed è oggi che ragazzi non abbiamo mai fatto nella storia di LSPFR, ma oggi andremo a una fiera, una specie di fiera organizzata in un parcheggio, insomma, quindi nulla di che. Ma siamo all'inseguimento al momento di una vettura non identificata che sembrerebbe essere stata rubata a qualche cittadino della nostra città, e come vedete sembrerebbe che dalla centrale ci invino, credo ci sia un AirTag o comunque un segnalatore o una qualunque cosa del genere, perché vediamo esattamente qual è il movimento di questa auto. E si tratta di una, adesso non riesco a capire, ma sembrerebbe essere un'Audi rossa che si sta muovendo a folle velocità. Cioè che addirittura, avete visto, c'era un agente della polizia in mezzo alla strada così, perché oggi è la giornata, oggi ne vedremo delle belle ragazzi. Ma eccoci qua che stiamo inseguendo questa auto rossa, questa Audi rossa. Io adesso sinceramente farei partire l'inseguimento, perché effettivamente mi sembra che questo ormai sia diventato un inseguimento. Quindi attenzione, usiamo almeno i lampeggianti, e credo che dobbiamo fermare il veicolo, perché dopo tutto quello che è successo ragazzi, adesso lo facciamo fermare. Sta andando verso l'autostrada su Davis Avenue. Gli abbiamo segnalato molteplici volte di fermarsi, non sembrerebbe volersi fermare, ma non sta andando troppo veloce. Siamo a 105 km/h. Attenzione perché qua sta facendo slalom tra le macchine, non considerando i semafori, quindi stiamo veramente esagerando di brutto. Adesso vediamo un attimo, perché ragazzi qua riusciamo forse a fermarlo. Sta girando a destra sulla Dutch London Street, quindi attenzione ragazzi, perché la situazione qui è un po' pericolosa. Io adesso chiamo molte altre unità. Abbiamo bisogno di tante unità locali, ma moltissime unità locali, perché questo è un inseguimento ad alta velocità. È diventato un inseguimento ad alta velocità per Los Santos, e come vedete ci sono altre unità adesso che stiamo cercando di bloccarlo. Ha fatto un incidente, è andato in collisione contro un altro veicolo sulla strada. Sta cercando di girare intorno, sta girando letteralmente intorno. Ha cambiato uscita autostradale e adesso ragazzi purtroppo la situazione si farà ancora più veloce. Abbiamo bisogno di un'unità locale. Attenzione perché c'è una collisione con un altro veicolo. Abbiamo bisogno di unità aerea. Ho chiamato appena adesso l'elicottero per monitorare questo veicolo, perché effettivamente questa è un Audi, sembrerebbe A4, una cosa del genere, un'auto simile. Sicuramente avrà un motore abbastanza veloce e potente. Come vedete dietro siamo un sacco di agenti ragazzi, tra carabinieri e polizia all'inseguimento, perché questo veicolo deve assolutamente fermarsi. Siamo praticamente 8 agenti ragazzi all'inseguimento. Non so perché nessuno abbia pensato a bloccare la strada davanti, ed è quello che invece faccio io adesso ragazzi, perché voglio il supporto delle strisce chiodate. Mamma mia, oh, ma ragazzi però, dai, che caspita, io sto cercando di fare il seguimento, questi mi vengono addosso, è una roba incredibile. Cioè io non so neanche come sia possibile che un agente, vabbè, comunque, allora sta andando a sinistra sulla Signal Street. Vediamo che abbiano rilasciato le strisce chiodate più avanti, perché è abbastanza importante. Attenzione, 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 mi metto davanti al sospetto, cerco di fermarlo in tutti i modi in modo che non riesca a passare. Ma attenzione perché ci sono dei pedoni sulla strada che potrebbero essere molto pericoloso per loro, quindi non vorrei assolutamente che gli succedesse niente. Attenzione, ok, sembrerebbe fare delle brusche inchiodate, ma io adesso abbiamo possibilità, siamo riusciti a mettere delle cavolo di strisce chiodate. Devo chiedervelo di nuovo, abbiamo bisogno di strisce chiodate per bloccare un Audi rossa di targa 572, sembrerebbe che le abbiano messe. Effettivamente no, non le vedo, ho sentito solo il suono dalla radio, ma non sembrerebbero averle messe, anche perché questa strada è piuttosto grande. Quindi adesso ho provato a chiedere alla centrale se riescono a mettere una barriera più avanti per bloccare assolutamente la strada senza possibilità di uscita a questo veicolo, perché adesso ha perso il cofano. Mi ha girato completamente, mi ha fatto una manovra pit lui, incredibile ragazzi, è incredibile, guardate. Adesso vediamo se riusciamo a fermarlo, perché io spero che questa sia l'ultimo chilometro che fa questa macchina. Cerco di buttarlo verso il palo della luce, ce l'ho fatta, è andato a sbattere ma ha distrutto il palo della luce. Siamo ancora alla fine di questa corsa ragazzi, ma secondo me siamo quasi arrivati, perché prende la montagna e quasi si ribalta. È una signora, naccia la miseria, non riesco a fermarla, questa è una Terminator, questa è impossibile fermarla. Guarda sta ragazza, ma incredibile. Ragazzi, io non lo so cosa dirvi. Cioè, che cosa? Io non lo so. Ok. Abbiamo bisogno ancora di backup, ragazzi. Non sembrerebbe essere abbastanza il backup. Cioè, adesso stiamo entrando a Mirror Park, che è una zona residenziale abbastanza complicato qua adesso, perché dobbiamo stare attenti a quello che facciamo. Potremmo mettere in pericolo altre persone. Io adesso mi metto davanti. Allora sbatte contro un'altra macchina. Oh mio Dio, quello devo chiamare un'ambulanza. Avete visto? Purtroppo la persona che è stata colpita non era è svenuta. Quindi adesso io non
so neanche perché ci sono gli altri agenti, per fortuna, che se ne occuperanno. Ma adesso noi dobbiamo fermarlo, assolutamente fermarlo. Ok, ok, è andato a sbattere contro un palo, è la nostra occasione. Fermati, fermati, fermati. Mani in alto, scendi dal veicolo, mani in alto, scendi dal veicolo. Con le mani bene in vista, scendi. A terra in ginocchio, con le mani dietro la testa. In ginocchio, oh mio Dio. Oh mio Dio, questa è stata incredibile, ragazzi. Oggi è stata incredibile, ragazzi. Fermati, oh, ok. Inseguimento concluso alle 17:14. E guardate quanti agenti, ragazzi. Vediamo un attimo, ragazzi, se ha un documento di identità. Si tratta di Allison Jackson. Ok, vieni qua che è un pelino più tranquilla la situazione, perché dobbiamo fare un due chiacchierine io e te, ok? Allora, vediamo un secondo, ragazzi. Facciamole un due domande. Hai bevuto per caso? Non ho mai bevuto in vita mia, lo giuro. Hai usato delle droghe di recente? No soldi, no droghe. Ok, che cosa stai facendo? Beh, fatti gli affaracci tuoi. Comunque, adesso chiediamolo effettivamente su quello che era la chiamata, ragazzi. Quindi, è tuo il veicolo? Sì, è il mio. Adesso vediamo un po' se effettivamente è il suo. Quindi abbiamo detto che si chiama Allison, qualcosa del genere. Adesso aspettate che tolgo un secondo le sirene, i lampeggianti, perché la colpa di questo casino effettivamente è mia. No, non è mia, incredibile, non pensavo fosse mia. Non è, scusami. Stavamo dicendo, allora, adesso soffia qua dentro. Ok, perfetto. Adesso vediamo un secondo che cosa succede. 0,000, non è assolutamente ubriaca. Facciamo il test antidroga per verificare che effettivamente non ci siano anche altri tipi di sostanze nel suo corpo che magari l'abbiano spinta a fare una roba del genere, che è molto più probabile. Negativo a tutto, quindi questa è assolutamente, assolutamente sobria. Allora, mettiti per favore a terra che intanto cerco di controllare. Eccoci qua. Ok, vabbè, diciamo che sei così, va bene. Intanto c'era il mio compagno che stava controllando l'auto ed è una cosa che devo fare anche io. 46EEK572. Vediamo che cosa abbiamo su questo veicolo, perché sembrerebbe essere una fuggitiva. Ok, Lenny Connelly, effettivamente. Quindi no, non è suo il veicolo, quindi l'ha semplicemente rubato. Tutto qua, io adesso l'arresterei semplicemente così, dritta dritta. Ti rimetto un attimino le manette. Ok, bravissima, ecco, brava. Sai già come funziona la situazione qua, benissimo. Chiamiamo un trasporto, per favore. Uno di voi che sta lì a guardare può chiamare un trasporto. Ecco, bravo, che ti sei offerto. Meno male, perché ragazzi, se devo fare tutto io è una cosa incredibile, almeno così loro ci pensano al posto mio. Per il mio partner, salga su, che non so quale di voi sia, perché siete tutti uguali. Adesso vediamo un po'. Ok, bravissimo. Bene, allora ragazzi, io direi che togliamo i lampeggianti, non ci servono più. Adesso è già sera, non vorrei fare troppo tardi, quindi andiamo al effettivamente raduno di insomma, più che raduno, insomma, quello che dobbiamo fare. Tanto il crimine non dorme mai. Ecco, infatti abbiamo risposto automaticamente a una chiamata. Adesso la annulliamo perché voglio andare a vedere i miei compagni ovviamente al raduno. Approfittiamo della situazione, ragazzi, per ringraziare lo sponsor del video di oggi, che è Epic Games, con la nuova modalità zero costruzioni di Fortnite, in cui potrete competere con i vostri amici o contro gli avversari solamente utilizzando le vostre armi, gli items e la vostra bravura. Trovate la modalità zero costruzioni cliccando su modifica e poi andando su zero costruzioni in singolo, in duo, in trio o in squadra. E adesso avrete la possibilità di ridere di me per quanto io schiappa sia in Fortnite. Oh, questo qua non è messo bene, ragazzi, Sì, e boh, non so, ragazzi, come ho fatto, vi giuro. Essendo che non posso costruire nulla, non posso proteggermi dai cecchini anche dietro, quindi la situazione si fa molto competitiva adesso. Ok, l'ho colpito, dai, l'ho colpito io. Come? Ok, quello significa che c'è un tizio però vicino. Qui vicino, qui vicino. Oh ma che wow, sì. Cioè, essendo che io, ragazzi, non penso mai a costruire quando gioco, e questo mi va a pennello, perché effettivamente o sei abituato a costruire ogni volta, o se no davvero io non c'è, nel senso, non ci ho mai pensato spontaneamente a costruirmi la barriera, quindi... Oh mamma! Wow! Sì! Oddio, ragazzi! Vi giuro, non lo so io come... Non lo so, io non lo so. Vi giuro, questa non è scriptato, è la prima partita che faccio. Ho perso! Wow! Oh mamma, sì, eliminato. Non ho perso ancora. No. Aspetta però, e non lasciatemi un attimo di tregua. No. Sesto da... Oh ragazzi, la prima partita, Se anche voi siete come me, aprite Fortnite e giocate alla modalità zero costruzioni. Adesso questa è quella che vi piace sicuramente di più, ma lo avrete capito, anche perché sono arrivato sesto in una partita. E adesso torniamo al nostro contenuto normale, LSPDFR. Vediamo, ragazzi, se abbiamo per caso anche la possibilità di cambiare l'auto, perché come vedete dietro è veramente distrutta e davanti... No, in realtà davanti è un po' ammaccata, ma nulla di che. Ma siamo arrivati, ragazzi, eccoci qua. Quindi, come vedete, wow, hanno allestito meglio dell'anno scorso, devo ammettere. Hanno allestito una bellissima
prima cosa qui. Aspettate che mi parcheggio qua dove è privato. Wow, è incredibile. Amico mio, guarda che roba, hai visto? Questo è tutto quello che hanno fatto quest'anno. Hanno portato tutte le macchine, veramente. L'unica cosa che manca è l'elicottero e praticamente abbiamo fatto tutto, cioè vi giuro. Guardate che storia. Hanno allestito, vedete, questa è la BMW 330, adesso non mi ricordo, ma serie 3 della polizia. È un'auto che abbiamo in dotazione da un bel po' di anni, sinceramente. Abbiamo anche, come vedete, sopra i lampeggianti ancora, quelli, diciamo, non vecchi, ma semi-vecchi. E come vedete, questa era l'auto. Abbiamo un po' di equipaggiamento dietro, se non ricordo, non in questa. L'hanno tolta completamente, tutto l'equipaggiamento che c'era. Però niente, è sempre stata una macchina molto interessante, mi è sempre piaciuta. Soprattutto questa la utilizziamo in autostrada per gli inseguimenti ad alta velocità. E poi, naturalmente, come non parlare, ragazzi, della Lamborghini Huracan della polizia, che, ragazzi, naturalmente la utilizziamo, ma la utilizziamo solamente per il trasporto d'organi, quindi effettivamente per trasportare un organo da un ospedale all'altro per qualche paziente grave, importante, in cui dobbiamo veramente correre di brutto e non abbiamo magari accesso all'elicottero o gli altri mezzi, insomma, che abbiamo a disposizione, oppure dobbiamo portare in una posizione un po' particolare che magari non è proprio adatta all'altro tipo di trasporti. Questo qua ci può essere d'aiuto, naturalmente. Vedete, la Lamborghini Huracan la conosciamo benissimo. Sarebbe bello fare un episodio magari più prossimamente. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e lasciate un bel like se questo video, ragazzi, vi sta piacendo finora. Mi farebbe molto molto piacere. Come vedete qua hanno allestito un po' di cose tra radio, radioline, speaker, torce, tutta la roba della polizia. È fantastico. E qua naturalmente non può mancare il cibo, ovviamente, come sempre. Allora, invece qua, ragazzi, abbiamo, vedete, un paio di volanti classiche, quindi quella che stiamo utilizzando effettivamente in questo momento. E abbiamo anche la Giulietta del... la Mito questa. Aspettate che mi sta venendo un po'... No, Giulietta. Giustamente. Scusatemi, però così. E poi abbiamo la Giulia, invece questa è inconfondibile, quella che utilizziamo tuttora per gli inseguimenti in autostrada, come abbiamo usato negli ultimi episodi, che è davvero davvero bello e utilizzarla. E poi abbiamo di nuovo quest'altra, ragazzi, che gli è... sì, in effetti nostalgia, amico, nostalgia. E in effetti sì, dai, ci sta. Ogni tanto girano ancora, non è che sono passate di moda. E niente, mi sa io che questa me la rubo, ragazzi, dopo per andare via, perché quella che abbiamo noi adesso è abbastanza distrutta. Quindi, come vedete, hanno allestito comunque una bella bella cosa situazione qui. Mi piace davvero parecchio come hanno fatto, è davvero fantastico. Attenzione, perché, ragazzi, abbiamo una chiamata a cui rispondere a questo punto. Vieni, salta su, saltiamo su questa, perché tanto è un inseguimento, quindi andremo a distruggere di nuovo un'auto. E sembrerebbe, ragazzi, che la centrale ci abbia comunicato che si tratta di un veicolo di poco valore rubato da qualche parte qua in città vicino. Che stiamo veramente... cioè, questo sta passando con l'auto rubata davanti alla polizia e neanche lo sa. Eccolo qua. Wow, attenzione, abbiamo riconosciuto, ragazzi. Sembra che sta partendo un altro inseguimento, mi sa. Sta partendo un altro inseguimento, ragazzi, mi sa. Ok, abbiamo effettivamente il sospetto davanti. Si tratta di una Lincoln, un'auto americana comunque. Cerchiamo di fermarlo prima di iniziare un inseguimento, perché non voglio assolutamente iniziare un inseguimento questa volta, a mettere in pericolo la popolazione. Così tu potevo fare una brutta fine questo tizio. Se io avessi voluto l'avrei spinto di più verso il... Wow, guardate gli altri agenti come fanno. Wow, guardate gli altri agenti come stanno aiutando a bloccare la corsa di questa macchina. Dovrebbe mettersi qualcuno. Bravissimi ragazzi. Mamma mia, ragazzi, questa era una chiamata, questo era un inseguimento, questo era quello che io chiamo un cavolo di vero inseguimento. Oh mio Dio, avete visto che team abbiamo fatto? Abbiamo fatto un team incredibile, è stato bellissimo, abbiamo fatto veramente delle mosse tutto così con le macchine, l'abbiamo chiuso in modo che questo capisse che non aveva un modo di scappare, non aveva alternative che arrendersi, ed è quello che abbiamo fatto, ed è quello che è successo. Era proprio quello che volevo, che effettivamente la situazione si risolvesse nel più breve tempo possibile, ed è quello che è successo, meno male. Ragazzi, è stata grande questa situazione. 19:54, effettivamente si è concluso l'inseguimento. Adesso facciamo salire un attimo il nostro compagno sulla macchina, ma voglio controllare invece questa, che sembrerebbe essere una Lincoln rubata. Adesso se lo portano via loro, immagino, perché l'hanno arrestato loro, quindi non è mia la colpa, non è mio il fardello qui. Vorrei un attimo però controllare nel computer della polizia effettivamente questa volta, ragazzi, quindi andiamo effettivamente dentro il computer della polizia a vedere. E niente, mi è crashato il gioco, non ci posso credere. Beh, succede anche questo, ragazzi. Molto spesso anche. Beh, bene, ragazzi, torniamo al nostro raduno, perché effettivamente qua avete visto. Parcheggiamo qua di nuovo. Allora, ragazzi, c'è anche una parte sotterranea nel garage là dietro, quindi adesso andiamo lì. Wow, amico, mi stavi per mettere sotto? Guarda che qua, cioè, lo vedi che qua sono tutti agenti? Non so quanto ti convenga sinceramente fare una mossa del genere, quindi vattene un po' via. Allora, ragazzi, andiamo direttamente, vedete, là dentro nella saracinesca, che ci stanno aspettando
aspettando altri agenti, quindi entriamo e vediamo un po'. Oh, eccoci qua, ragazzi. Guardate che garage della polizia incredibile che abbiamo qua, ragazzi. Ok, beh, allora, come vedete, ci sono un po' di cose strane che stanno succedendo, ma in ogni caso, come vedete, abbiamo qua davanti a la Oh mio Dio, sì, che bello. Guardate cosa stanno facendo qua. La Giulietta Quadrifoglio della polizia nel garage, vedete, dei meccanici. La stanno sistemando per farla, sembrerebbe non essere proprio della polizia, quindi è in borghese. Stanno facendo effettivamente in borghese, lo stiamo vedendo. Guardate, hanno smontato tutto per metterci tutte le varie cose che devono fare, che devono metterci. Guardate gli scarichi, stanno cambiando i meccanici, è incredibile. E poi qua abbiamo, vabbè, i nostri trasporti, sapete, dei detenuti, che insomma stanno caricando un paio di cosette dietro, come vedete. Oddio, che bello. Ciao gente, guardate la gente che si sta riposando lì col tablet. Qua ci sono un bel po' di cose che andranno caricate, il nostro compagno che ci segue sempre, però in ogni caso, wow. Poi tutte le moto della polizia, vedete, addirittura non so perché c'è un carabiniere lì, non chiedetemi davvero perché. Poi c'è uno che canta, adesso non ho capito che caspita è che canta, ma sei tu che canti? Ti giuro, mi sta facendo vedere i nervi sto tizio qua, ragazzi. Oddio, questo dile ditti, dile dette te, che caspita, ho capito che stai pulendo la Lamborghini della polizia, ma è che mo, che cavolo. Poi abbiamo tutte le auto qua sopra, guardate ovunque, qua sta riparando l'auto della polizia, perché ragazzi, voi dovete sapere che noi con tutti gli inseguimenti che facciamo le distruggiamo queste macchine, cioè veramente le rendiamo. Infatti loro ogni volta poi devono venire qua senza uno sportello, perché durante gli inseguimenti vengono staccati e poi lui deve rimettersi lì a riparare, a risaldare tutto. Ed è una cosa vera incredibile. Vabbè ragazzi, comunque guardate che figo. Avrei dovuto portarvi prima, sinceramente, questo è il primo episodio di SPFR che facciamo dal 2016, quindi da 6 anni, ragazzi, in cui veniamo effettivamente al garage della polizia e vi faccio vedere tutte le macchine. Davvero davvero bello. Poi non vi ho ancora fatto vedere l'elicottero, ma lo vedremo sicuramente in un altro episodio, perché ovviamente lo chiamiamo sempre, l'abbiamo visto nei video mentre è operativo, però non l'abbiamo ancora visto da fermo, da vicino. Se vi va, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti qua sotto, un giorno potremo fare anche i piloti degli elicotteri della polizia effettivamente, quindi trovare, appunto, seguire negli inseguimenti con la luce, è veramente molto interessante. Però adesso direi che possiamo tornare al nostro raduno, perché tanto qua non c'è niente da fare, stanno semplicemente lavorando, quindi tutto qua. Che bello, di notte ancora meglio, perché come vedete ci sono i lampeggianti, c'è un po' di scena, dai, c'è un po' di scena, è davvero davvero bello. Ah, non vi ho fatto vedere molto bene in giro, ma insomma non è che ci sia moltissimo da vedere alla fin fine. Quindi saliamo di nuovo sopra, non so che fine abbia fatto il mio compagno, ma abbiamo un criminale che è ricercato all'interno di un veicolo, è stato ritrovato all'interno di un veicolo. Effettivamente sapete che noi mettiamo i volantini in giro con le persone che sono ricercate, effettivamente sembrerebbe che qualcuno di ricercato sia stato trovato dalla popolazione non molto lontano da qua, Adams Apple Boulevard ci troviamo, e sembrerebbe che il veicolo stia sfuggendo a insomma a nord di Vespucci Boulevard o Power Street o Low Power Street, adesso non so benissimo come si chiamano queste vie, ma attenzione perché qua purtroppo devo attivare le sirene e i lampeggianti. E ho fatto bene a non farmi scoprire dal tizio, perché la strada in questione è quella sopra di noi, era quella sopra di noi, quindi abbiamo ancora un po' di strada da fare prima di arrestarlo. Effettivamente non vorrei far partire un inseguimento, capite? Quindi cerco di arrivare lì quatto quatto, piatto piatto, e non farmi beccare troppo. Mi sembra che non stia scappando al momento, mi sembra che stia andando a velocità normale. E attenzione perché lo abbiamo trovato, attenzione, attenzione perché sta facendo la strada di fronte a noi proprio, eccolo qua. Wow, ci ha visti, ci ha visti, ci ha visti. Attenzione a tutte le unità, a tutte le unità. Volante 15, ci troviamo all'inseguimento di una macchina a Laguna Place con un sospettato a bordo. Adesso non ho ben presente qual è il sospetto effettivamente, però adesso cerchiamo di fermarlo. La targa sembrerebbe essere 29 e non riesco più a leggere, 29 PVC. Le ultime tre lettere sono 034, ripeto, 29 PVC 034. Va a sbattere contro il muro. Incidente, 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 incidente. Agente, incidente, agente, incidente, incidente, incidente grave, incidente grave, incidente grave. L'auto è... attenzione, fermati, fermati, fermati. Mio Dio, com'è finita l'auto, incredibile, non ci crederanno, non ci crederanno gli agenti, non ci crederanno gli agenti. Abbiamo bisogno di unità, abbiamo bisogno di unità locali, abbiamo bisogno di unità locali, abbiamo bisogno di un'ambulanza, abbiamo bisogno di unità locali, abbiamo bisogno di un po' di tutto. Ok, davvero ragazzi, qua non ci posso credere. Ok, arrestiamolo ragazzi, questo tizio, perché è ricercato. Adesso controlliamo, ma guardate questa scena, non credo che mi sia mai capitata una cosa del genere, è davvero pazzesco. Concluso l'inseguimento alle 22:30, meno male è finito, terminato senza alcun problema. Andiamo un attimo a spegnere le sirene all'interno
all'interno del nostro veicolo. E ragazzi, adesso ci penseranno loro, che non ho capito perché hanno sala divisa incredibile qua. Ci ho provato tantissimo a cambiarla, mannaggia loro, c'hanno una divisa diversa da quella che ho io e non riesco a sistemarlo. Vabbè, pazienza, dai. Odio EUP, comunque, per chi di voi è del mestiere, lo odio decisamente di brutto. Ma in ogni caso, ragazzi, io adesso direi che, ragazzi, facciamo ora le due chiamate esclusive per Instagram. Facciamo le due chiamate esclusive per Instagram e terminiamo qua questo episodio. Quindi, se volete vedere altre due chiamate, andate qua sotto su Instagram. Mi chiamo Super Gashbel. Le faccio sempre ogni mercoledì, chiamate esclusive solamente per chi mi segue su Instagram. Quindi, mi raccomando, ragazzi, direi che per rispondere, guardate, abbiamo. Oh, c'è una auto da corsa. Facciamo un inseguimento di un'auto da corsa, quindi una Formula 1, credo. Non lo so, ragazzi, ma ci vediamo su Instagram. Per quanto riguarda noi, arrivederci. Grazie mille a tutti della visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi sulle Speed FR ogni mercoledì. E niente, grazie ancora a Epic Games per aver sponsorizzato questo video. Arrivederci.